L'8 settembre del 2022, un video pubblicato su TikTok ha incuriosito centinaia di migliaia di persone. Il video è riuscito a lasciare tanti a bocca aperta e far sorgere non poche domande. Venne pubblicato da questo account, che appartiene ad una donna di nome Izbeth Areli. In un TikTok spiega di non aver registrato il video in prima persona, ma di averlo ricevuto da qualcuno. Poi l'avrebbe pubblicato per farlo vedere a tutti. Nel video è notte fonda e due amici si trovano da qualche parte in Perù. Da un momento all'altro notano qualcosa di strano e iniziano a registrare. Questo è ciò che hanno ripreso. E questa cosa, Dios mio? È una persona. No, non è una persona. È una persona doblata. Però che... Ay, madre, no. Sto muovendo, è raro. Diosito, Dios mio, che è questo? Ay, no. Stavo sempre poco. I due sono molto confusi, non riescono a capire se si tratti di un essere umano o qualcos'altro. Si tengono a distanza. In effetti non sembrerebbe sicuro avvicinarsi. È di sicuro simile ad una persona, ma la posizione in cui si trova è strana a dir poco. Non è chiaro chi fosse, ma molte persone nei commenti dicono potrebbe trattarsi di uno skinwalker o qualche altra creatura paranormale. Non avendo altre informazioni sul video, è difficile dire con certezza di che cosa si tratti, ma in ogni caso, anche se fosse un essere umano, direi che si è trattato di un incontro piuttosto agghiacciante. Voi cosa ne pensate? Un serrano? Diosito, Dios mio, che è questo? Ai no! Stavo sempre poco. Ancora una volta ci troviamo su TikTok, dove il 1 settembre 2022, questo utente carica un video che viene visto da oltre 6 milioni di persone. Nella clip, la ragazza mostra una vecchia foto scattata nel 1999. Sua madre in quel periodo aveva comprato una fotocamera usa e getta. Voleva scattare delle foto durante una notte intorno ad un falò. Volendo fare un ritratto di famiglia, la madre chiede a tutti di riunirsi e sorridere per una bella fotoricordo. Tuttavia, il fratello minore della ragazza che ha pubblicato il video si rifiutava categoricamente di avvicinarsi di più a loro. Continuava a dire di non poterlo fare e nessuno capiva il perché. Ma comunque fecero la foto e si dimenticarono della macchina fotografica per un bel po' di tempo. Solo recentemente la ritrovarono e decisero di sviluppare le foto di quella notte. Come potete vedere, il fratello minore è in un angolo e sembra essere nervoso, angosciato. Guardando la foto sviluppata, la famiglia capisce finalmente che cosa era successo. Nello sfondo, vicino al bambino, c'è un uomo, ma la famiglia non lo conosce. Continuano tutti ad insistere nel dire che non c'era nessuno lì con loro quella notte. Non hanno idea di chi sia, né di come sia possibile che si trovi in quella foto. Dopo averla vista e analizzata, si sono convinti che il bimbo avesse visto o sentito la presenza di qualcosa lì, per questo non voleva avvicinarsi di più. Guardando l'uomo più da vicino, si può notare un volto distorto, quasi non umano, ma potrebbe essere semplicemente dovuto dalla bassa qualità dell'immagine. Ancora oggi tutti loro non riescono a capire perché quell'uomo fosse nella foto, e ogni volta che la guardano, gli vengono i brividi. In questo caso dobbiamo fidarci delle loro parole, e facendo in questo modo si dipinge un quadro della situazione davvero inspiegabile e inquietante. Fatemi sapere tutte le vostre supposizioni, questa sì che è una foto interessante. Se hai registrato o trovato sul web dei video inquietanti che pensi possano essere inseriti in questa rubrica, mandameli alla mail solohorror98@gmail.com. Questo video me l'avete mandato voi e mi ha davvero impressionato. Come tutti i video del genere dei baby monitor, anche questo è capace di far venire i brividi. È stato pubblicato dai genitori di questo bambino, preoccupati per lui. Speravano che qualcuno potesse spiegarlo, perché quello che è stato ripreso li ha spaventati a morte. Secondo quanto detto da loro, da quando avevano usato una tavola Ouija, avevano iniziato ad accadere cose strane. Per esempio, loro figlio spesso iniziava a fissare un punto indefinito nella stanza, come se qualcuno o qualcosa fosse lì, e poi improvvisamente piangeva senza nessun motivo. Uno di questi episodi è stato proprio catturato dal baby monitor alle 3:14 di notte. Ma questa volta accade qualcosa di ben più spaventoso. Guardate.
Si può sentire una sorta di stridio quasi demoniaco all'interno della stanza. Non si capisce da dove arrivi, ma sembra essere davvero vicino alla videocamera e al bambino. Ma ancora più inquietante è il fatto che la camera ha delle anomalie proprio quando si sente quel suono. Qualcuno pensa che si tratti di un'entità o qualcosa di talmente potente da interferire con la registrazione. E anche se non voglio crederci, sembra così. Tuttavia ci sono stati vari episodi di hacker che sono riusciti a violare delle videocamere di sorveglianza domestiche e riprodurre vari suoni dai loro altoparlanti. E potrebbe essere accaduta una cosa del genere. Ma questo non spiegherebbe perché la videocamera trema ogni volta che si sente un rumore estraneo. I genitori sono convinti che qualsiasi cosa stesse emettendo quei suoni fosse l'entità che perseguita il bambino. Purtroppo questo è tutto ciò che sappiamo, quindi non è facile farsi un'idea precisa su cosa sia accaduto. Tuttavia, come sempre, sta a voi decidere se si tratta di un falso, di un hacker o di un genuino episodio paranormale. Una mamma sta rovistando tra i giochi di sua figlia quando trova questa fotocamera giocattolo. La donna dice di aver comprato questo giocattolo per evitare che la figlia le rubasse il cellulare per farsi delle foto. Ma ciò che non sapeva è che all'interno di questa macchina fotografica è presente una foto agghiacciante scattata proprio da sua figlia. Guardate. So I got my daughter this camera from Amazon for Christmas. She's 3, almost 4. We're just hanging out at home today by ourselves. My husband's at work. She's been telling us she's been seeing somebody in her room, that she can't really sleep well. She refuses to sleep in there. We just moved to this house. I never set the date or time on this camera because it was just like a little play camera, so she would quit taking her phones and taking pictures of herself. So she just took a picture and she says, Mommy, look, there's a man in the photo. I said, what? She said, there's a man in my photo. And I went like that real quick. This just happened just like 5 minutes ago. Like, no one else is here, it's just us. Like, I'm gonna have to change the date and time so I can get more pictures for y'all, but look at that. In this new house, she says she's been seeing people. Nella foto si vede chiaramente la silhouette di quello che sembra un uomo, o per gli amanti del paranormale, un uomo ombra. La donna crede che questo potrebbe essere l'uomo che vede sua figlia, e il fatto che lei non l'avesse mai visto se non in questa foto le fa pensare che forse in casa è presente qualcosa di soprannaturale. In tanti credono che questa semplice fotografia sia una prova schiacciante dell'esistenza del paranormale. E in effetti è difficile spiegare il fenomeno in altri modi. Se avete supposizioni o idee, vi invito a condividerle nei commenti. Come sempre, sarete voi a decidere cosa credere. In questo video, pubblicato su Reddit da questo utente, un uomo si sveglia a causa di alcuni strani rumori. Decide quindi di prendere il cellulare e registrare tutto quello che sta accadendo. L'uomo dice di non essere a casa sua. Stava passando la notte nella casa di sua zia, una casa molto vecchia. Lì dentro erano già accadute cose strane, per cui diciamo che il ragazzo quasi si aspettava di assistere a qualcosa. Questo è ciò che ha registrato. Si può sentire una voce che sembra quella di un bambino sussurrare molto vicino alla videocamera. Ovviamente l'uomo scappa dalla stanza e corre verso la sua macchina subito dopo aver sentito quella voce agghiacciante.
Non si sa molto altro su questo video, ma anche così, senza dubbio, fa rabbrividire. Secondo voi che cos'era? Forse esiste una spiegazione logica? Come sempre, fatemi sapere tutto quello che pensate. Il video che state per vedere è stato registrato da un ragazzo di nome Jacob. Anche lui l'ha pubblicato su TikTok, spaventando tantissimi utenti. Jacob vive in questa casa che ha recentemente ereditato da sua nonna. E come vedete lì dentro c'è un'atmosfera molto cupa, che ricorda quasi un film horror. Pretty trashed, but it's pretty big. Takes some work though. My grandmother's old house. She left it for me, and when I got here I saw a bunch of cool stuff. And one of the best things is right behind here. Oh yeah. I call him Jeffrey. Grandma left him for me, I guess. Real creepy. Jacob non è neanche sicuro di tenere la casa perché, oltre all'aspetto vecchio e malandato, è sicuro che lì dentro ci sia qualcosa di strano. E quando registra questo video, si convince di non volerci più mettere piede, se possibile. È notte fonda e il ragazzo si sveglia a causa di un rumore nella camera da letto. Quindi decide di prendere il cellulare e iniziare a registrare. All'inizio si sente bussare dalla porta del suo armadio. Ma quando va a controllare, dentro non c'è nulla. Subito dopo si sentono dei forti rumori provenire dalla porta della stanza, dalla parte opposta. Jacob era chiaramente spaventato e per questo al momento non si è accorto di un piccolo particolare. All'inizio del video, quella strana bambola clown è rivolta verso il letto. Ma quando il ragazzo esce dalla stanza armadio, è rivolta verso di lui, come se lo stesse osservando. Dopo aver visto il video ed essersi accorto di questo cambio di posizione, Jacob decide di spostare la bambola al piano di sotto. Dice che quell'inquietante clown ha preso vita ed è contento di averlo ripreso in un video. Tuttavia ciò che ha catturato può essere considerato un mistero. Un mistero che non ha nulla da invidiare a molti film horror. Sono successe tante cose e tanto in fretta, e in mancanza di altre informazioni è difficile dire se si tratti di un falso oppure no. Come al solito non vedo l'ora di leggere cosa ne pensate. Halloween si sta avvicinando e con esso aumentano anche i contenuti spaventosi sul web. Fatemi sapere se in questo mese vorreste vedere più video di questo tipo. Come al solito vi ricordo che per supportare il canale è sufficiente lasciare un like e iscrivervi, ma anche dare un'occhiata al mio secondo canale in cui vi racconto storie da brividi in prima persona. Adesso io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.